Amici, amanti degli anni 80 e in questo caso appassionati di robottoni giapponesi. Questo è un Gundam importato dalla Cepiratti nei primi anni 80 su consenso dell'azienda Clover. Mentre questo è sempre un Gundam, lo stesso modello, il mitico RX-78, importato dalla GIG su consenso della Bandai intorno al 2005. Da qui a qui, come vediamo, ci sono 25 anni che sembrano essere, come vedete, 25 anni di buio. Ma è realmente accaduto così? Beh, ovviamente no, c'è stato qualche frangente di luce anche in questi 25 anni. Ad esempio, fin dai primi anni 90, con l'aumentare delle fumetterie in Italia, anche lontani dai grandi centri abitati, dalle grandi città, ecco apparire i fumetti dedicati al mitico Mobile Suit Bianco, tradotti e importati dai mitici e straordinari K-Boys. E poi, sempre in fumetteria, ma anche nei negozi di modellismo, ecco a sfacciarsi timidamente i Gundam Pla, i mitici kit di montaggio in plastica della ditta Bandai. Però sono tutti eventi, sono tutte azioni che io definirei territoriali e non hanno alle spalle un piano maturo nazionale di lunga durata. Per vedere qualcosa di più sostanzioso, di più ufficiale, che coinvolgerà ufficialmente Mamma Bandai, bisogna aspettare appunto solamente i primi anni 2000. Ma perché allora viviamo questo periodo di 25 anni dove Gundam sembra essere sparito dai palinsesti italiani, palinsesti televisivi italiani, e anche dai negozi giocattoli, dai supermercati? Beh, bisogna fare qualche passo indietro e tornare appunto agli esordi, ai primi anni 80. E devo dire la verità, l'Italia è partita col piede giusto. Spetta a lei, pensate, la prima mondiale per quanto riguarda il Mobile Suit Bianco, certo, Giappone escluso. Per il Giappone stiamo parlando, se non erro, del 4 aprile 1979, mentre per l'Italia stiamo parlando di febbraio, l'8 febbraio 1980. E la televisione, il canale televisivo di quell'epoca era l'allora Tele Monte Carlo e la prima messa in onda era tutto ufficiale, con il credit giusto, tutto a posto, nulla da ridire. E per quanto concerne anche i giocattoli, come vedete, c'era la Ceppi Ratti che, con il consenso della Clover, importava i giocattoli. La Clover che era ben felice di sbarazzarsi della giacenza in Giappone, degli invenduti in Giappone. E qui apriamo una piccolissima parentesi. Invenduti in Giappone per quanto concerne il Gundam, che è ancora oggi simboleggia in un certo senso il merchandising, cioè un potere di un giro di denaro veramente infinito in tutto il mondo ormai. Beh, però gli inizi non sono stati felici neanche in Giappone. Concentriamoci sui giocattoli per mantenere il contesto di questo canale. La Clover in realtà sbagliò i primi giocattoli di Gundam. Oddio, non fu neanche colpa sua, a dire la verità, era un po' tutto figlio dei tempi ristretti. La Clover infatti voleva essere pronta a immettere sul mercato i suoi giocattoli Gundam con la prima messa in onda della serie animata. E così, con l'arrivo delle prime dei primi bozzetti dalla Sunrise, che stava avviando il progetto Gundam, iniziò appunto, con i primi bozzetti dei Mecha, iniziò a realizzare i suoi giocattoli, ma pensando quel giocattolo come qualsiasi altro giocattolo di qualsiasi altro super robot giapponese. Scoprirà poi, a sue spese, che Gundam era un robot e una serie animata veramente rivoluzionaria, considerato ufficialmente come il primo real robot. E quindi commetterà una serie infinita di errori nei suoi giocattoli, pugni sparanti, che erano presenti in tutti i super robot precedenti, ma Gundam non ha mai sparato i pugni. Oppure Gundam dischi dal petto, che lanciava dei dischi dal petto, ma Gundam non ha mai lanciato dischi dal petto, a dire il vero non aveva nemmeno nessun raggio pettorale. Questa discrepanza tra giocattoli della Clover che riprendevano le classiche funzioni e le classiche fattezze
e anche l'impostazione della scatola dei classici super robot giapponesi antecedenti a Gundam e il Gundam della serie animata, il primo vero Real Robot, crea una serie di invenduti apposta, appunto, invenduti che ci ritroveremo felicemente qui in Italia grazie appunto alla Geppi Ratti. Però dopo Tele Monte Carlo, altre piccole emittenti televisive, chiamiamole regionali o comunque secondarie, trasmetteranno ancora il mobile suite bianco sempre negli anni 80, sul finire degli anni 80, e qui inizieranno i problemi. Perché non si capisce, soprattutto i giapponesi non capiscono chi gli ha concesso i diritti di trasmettere questo cartone animato. E così il mobile suite bianco si allontanerà ufficialmente dal bel paese, dall'Italia, fino appunto ai primi anni 2000, quando la Mediaset barra Fininvest, chiamatela come volete, in collaborazione con la GIB e coinvolgendo ufficialmente Mamma Bandai, riporterà, attuerà un progetto maturo e di lunga durata per riportare ufficialmente sui palinsesti televisivi e non solo il mitico Gundam. Ora, a dire il vero, questo non sarà il primo Gundam che vedremo. Perché il primo Gundam che vedremo ufficialmente sugli scaffali dei giocattolai italiani, anche dei supermercati italiani, sarà invece un Gundam ali di fuoco DX trasformabile della serie Gundam Wing. Ad oggi Gundam sembra essere sparito di nuovo ufficialmente dai palinsesti televisivi italiani e dagli scaffali dei giocattolai, dei supermercati, anche se va benissimo il suo merchandising con il Gundam Play, con i fumetti ormai anche in Italia conosciutissimi e con ottimi risultati di vendita. Ma perché allora è sparito di nuovo dai palinsesti italiani quando in Giappone si continuano a sfornare Gundam ogni anno? Ancora problemi con i diritti? No, assolutamente no. In quel caso Mediaset barra Fininvest aveva fatto tutto in maniera legale, coinvolgendo Mamma Bandai, la Sunrise, quindi erano tutti a posto e contenti. Ma cos'è successo? Il progetto inizialmente doveva essere un progetto di lunga durata, molto similare al concetto giapponese, ovvero che ogni anno doveva venire proposto una serie animata di Gundam da sponsorizzare, quindi i relativi giocattoloni. Ma l'Italia sbagliò di nuovo a proporre il classico Gundam, commettendo lo stesso errore che aveva già fatto nei primi anni Ottanta. Di cosa sto dicendo? Dicendo che scelsero ancora una fascia oraria per la trasmissione televisiva non adatta al Gundam classico. Andava benissimo per il Gundam Wing, che infatti fece un ottimo successo. Ma non per il Gundam classico, la serie classica, perché la serie classica è rivolta più a un pubblico adulto, mentre si scelse ancora un'altra volta, proprio come accadde negli anni 80 e come accadde la prima volta in Giappone nel 79, una fascia oraria, una metodologia, una proposta rivolta più che altro invece agli adolescenti barra bambini. Ma Gundam non era pensato, o comunque involontariamente era rivolto ad un pubblico molto più maturo, molto più adulto, e quindi i risultati furono buoni, ma non furono così ottimi, chiamiamoli così, per finanziare, per convincersi di continuare questo progetto di lunga durata. Cosa rimane di quel progetto di lunga durata al di fuori di questo bellissimo giocattolo? Beh, rimarranno altri giocattoli sempre di questa serie, altre chiamiamole action figure con meno accessori, quindi non più in una Windows Box, ma dei blister, di altri Gundam che in realtà in televisione, intendo nella televisione a non a pagamento, in Italia non ci sono mai stati. Ma torniamo a questo giocattolone. Abbiamo detto 2005, importato dalla GIG su concessione della Bandai. Ma chi era? Era qualcosa pensato solamente per l'Italia? No, assolutamente no. Questo fa parte di una serie chiamata in Giappone MSEA, che è iniziata addirittura nel 1998 e prosegue tuttora, che io sappia, con discreto successo, dove i nostri mobile suite vengono proposti in una sorta di action figure snodabile con tanti accessori, come vedete.
E questa era, diciamo così, una variante derivata dalla versione dedicata al mercato americano. Si differisce in alcune colorazioni. Adesso non sto lì a puntualizzare perché sinceramente non me le ricordo nemmeno io. Qui vedete le altre proposte di questa serie. Questo era invece l'altra confezione, in un certo senso, la Windows Box dedicata allo Zaku. E qui, come vedete, ci sono altri personaggi, chiamiamoli altri mecha secondari, anche se sarebbe sbagliato chiamare secondari, proposti sempre nella stessa serie di giocattoli, sempre intorno al 2005, in concomitanza con la rimessa in onda da parte di Fininvest barra Mediaset del mitico Gundam. E noi qui, a Giocattoli nel Tempo, cosa facciamo aspettando che il mitico Gundam torni ufficialmente sui palinsesti televisivi e anche nei giocattolai e nei supermercati italiani? Ma è semplice. Lasciare innanzitutto un mi piace perché Gundam in tutte le salse se lo merita. Commentate assieme se in quel che ho detto trovate qualche cavolicchiata e poi iscrivetevi perché è gratis, perché fa piacere e perché, come vedete, le sorprese anni 80 non finiscono davvero mai.